Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo Borsellino, ucciso 23 anni fa nella strage di Via D'Amelio, è anche il fondatore del movimento delle agende rosse. Le agende che rappresentano simbolicamente quell'agenda del giudice Borsellino scomparsa il giorno dell'attentato di Via D'Amelio. È lui il nostro ospite di oggi e lo saluto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Il movimento delle agende rosse, cominciamo da qui, ma poi verremo a tutte le questioni che riguardano queste ore dopo la sentenza di assoluzione dell'ex ministro Mannino di ieri, e di questo ci occuperemo poi anche nella prima parte della trasmissione, ma volevo partire da un punto che è quello che il movimento delle agende rosse ha lanciato da qualche settimana, una manifestazione particolare, una manifestazione a Roma per il prossimo 14 di novembre a sostegno della magistrato e pubblico ministero della Procura di Palermo, Nino Di Matteo. Ora, Nino Di Matteo è uno dei magistrati della Procura palermitana che sostiene l'accusa nel processo per la trattativa Stato-mafia, insieme ad altri colleghi, al procuratore aggiunto Vittorio Teresi, e poi ci sono i sostituti Roberto Tartaglia e Francesco Del Bene. Tra poco, dicevamo, parleremo delle implicazioni dell'assoluzione di ieri dell'ex ministro Mannino, ma la prima cosa che le voglio chiedere è perché questa manifestazione a Roma il prossimo 14 novembre per il PM Di Matteo. Guardi, perché purtroppo il magistrato Di Matteo, un magistrato che ha ricevuto parecchie minacce di morte, diciamo, da parte di esponenti della criminalità mafiosa in carcere come Totò Riina, e diciamo, a fronte di queste minacce, a fronte del quotidiano rischio di vita che deve affrontare, a fronte dei problemi che riguardano anche la sua famiglia per questa sua particolare situazione, non ha mai ricevuto da parte delle istituzioni la minima parola di appoggio. C'è stato un silenzio glaciale su quello che riguarda appunto lo stesso Di Matteo, e anzi è successo esattamente il contrario. È successo che Di Matteo da tempo continua a presentare domande per poter continuare a occuparsi di mafia, visto che è uno dei giudici maggiormente esperti sulla lotta alla criminalità organizzata, e invece non ha avuto mai nessuna di queste domande, non di promozione, ma semplicemente per il fatto di non doversi occupare, come oggi si deve occupare, oltre alle incombenze del processo, di reati ambientali e di furti di energia elettrica. Si spreca la capacità e le conoscenze di un magistrato come Nino Di Matteo e non gli si permette di continuarsi a occupare di mafia. C'è un silenzio del CSM, da parte dell'istituzione, da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati, da parte dei suoi stessi colleghi. Non ha mai ricevuto, ripeto, una sola parola di solidarietà a fronte delle minacce che da parecchi collaboratori di giustizia sono arrivati. Si è saputo che a Palermo è arrivato un carico di 200 kg di esplosivo che devono servire per la preparazione di un attentato allo stesso Di Matteo. Esattamente come succedeva per Paolo Borsellino, quando si sapeva che era arrivato a Palermo il tritolo per lui, e il suo capo Pietro Giammanco non gliel'aveva neanche comunicato questa informativa dei carabinieri. Lei che spiegazione... quello che spaventa è il silenzio assoluto da parte di tutte le istituzioni. Che spiegazione si dà lei di questo silenzio? Il silenzio che denunciate, la ragione di questa manifestazione? Guardi, che farete? Purtroppo le cose di cui si sta occupando Di Matteo riguardano una, non posso chiamarla in altra maniera se non scellerata, trattativa tra Stato e mafia, una trattativa su cui poi c'è stata una congiura del silenzio da parte di tutte le persone, i politici, le istituzioni che vi hanno partecipato, che durava per 20 anni. Io ritengo che Di Matteo oggi viene adoperato come esempio, come una volta si appendevano di fronte ai luoghi dove si amministrava la giustizia le gabbie con i condannati in maniera che potessero servire da monito. Il trattamento che viene riservato a Di Matteo deve servire da esempio a quei magistrati che vogliono passare un certo limite che nel nostro paese
è oltrepassabile. Si condannano le mano militare della mafia, dottor Gina, Provenzano, sono in carcere, sono condannato al 41 bis, ma quando si vuole arrivare a un livello diverso, a livello politico, a livello del contatto tra istituzione e mafia, quel confine non si può superare. E Di Matteo il trattamento che gli viene riservato viene utilizzato come esempio a quei magistrati che si dovessero occupare delle stesse questioni, perché non in qualche maniera chinino le spalle, non continuano a lavorare come Fannino Di Matteo con la schiena dritta. Dicevamo della sentenza di ieri, quella sentenza di assoluzione dell'ex ministro democristiano Calogero Mannino. Ricostruisco brevemente, a beneficio di chi ci sta ascoltando, anche un po' la vicenda che comunque è nota nelle ultime 24 ore. Che cosa è accaduto? È accaduto che ieri il giudice dell'udienza preliminare di Palermo, Marina Petruzzella, dopo quasi 2 anni di rito abbreviato, ha pronunciato questa sentenza di assoluzione nei confronti dell'ex ministro. L'ex ministro era accusato del reato di violenza o minaccia a un corpo politico e amministrativo o giudiziario. E l'assoluzione è un'assoluzione per non aver commesso il fatto. Queste le parole della giudice, che ha citato poi un articolo del codice di procedura penale a sostegno di questa sua decisione. L'articolo 530, secondo comma, del codice di procedura penale, che prevede l'assoluzione dell'imputato quando manca oppure è insufficiente la prova. Va detto che questo procedimento che riguardava l'ex ministro Mannino, un procedimento, appunto un rito abbreviato, è un'altra cosa, anche se ovviamente è strettamente connesso rispetto al processo che si sta celebrando ormai da settimane, sempre a Palermo, in corte d'assise, quello per la trattativa Stato-mafia, dove ci sono diversi imputati, gli ex ufficiali del ROS dei Carabinieri, Mori, Subranni, De Donno, poi c'è un altro ex ministro dell'interno Nicola Mancino, l'ex parlamentare di Forza Italia Marcello Dell'Utri, e poi ci sono 3 boss di Cosa Nostra, Riina, Luca Bargarella e Antonino Cinà. Ora, nella ricostruzione che la Procura di Palermo, dentro la quale appunto c'è anche il pubblico ministero Di Matteo, aveva fatto per sostenere l'accusa, si diceva sostanzialmente questo: l'ex ministro Mannino temeva per la sua incolumità, stiamo parlando del 1992, e dopo l'omicidio di Salvo Lima, che avvenne appunto nel marzo del 92, grazie anche ai suoi rapporti con l'ex capo del ROS dei Carabinieri, Subranni, l'accusa sosteneva avrebbe fatto pressioni sui carabinieri perché avviassero un contatto, un dialogo con la mafia, e in cambio Mannino, sempre secondo l'accusa, sarebbe adoperato per garantire un alleggerimento, no, delle norme sul carcere duro. Rispetto a questo impianto Mannino si è sempre detto, ha negato ogni tipo di coinvolgimento, la procura aveva chiesto 9 anni, appunto ieri siamo arrivati a questa sentenza che lo assolve nella modalità che dicevo poco fa. Adesso i pubblici ministeri si avvieranno a ricorrere in appello e quindi vedremo poi cosa succederà. Manca ancora un pezzo a questa ricostruzione che manca a disposizione di tutti, e cioè con quali motivazioni la giudice Marina Petruzzella ieri è arrivata a quella sentenza, motivazioni che si conosceranno entro i prossimi 90 giorni. Il tema è se Mannino è stato assolto non perché il fatto, cioè l'avvio della trattativa, non sussista o non sia un reato, ma perché non ci sia prove sufficienti che l'ex ministro l'abbia compiuto. Questo dovrà essere delineato in qualche modo appunto nelle motivazioni. Lei che idea si è fatto quella decisione di ieri? Come l'ha presa innanzitutto? Devo dire la verità, il momento in cui ieri mi è arrivata questa notizia per me è stato come un colpo al fesso solare di quelle che ti fa mancare il respiro, perché sono da anni che lotto per la verità e la giustizia sulla tragedia dell'Amelio, e affermo da anni che la causa accelerante dell'assassinio di mio fratello è stata il fatto che si è messo per conto mio di traverso rispetto a questa trattativa al momento in cui l'ha conosciuta, e a questo punto è stato necessario, per portarla avanti era necessario eliminarlo, e così è stato fatto. Ieri mi sono sentito mancare in qualche maniera il terreno sotto i piedi. Io non sono un giurista, io sono un ingegnere, e quindi quello che
ho sentito come prima cosa e sentito la soluzione del Mannino, e anch'io ho creduto in un primo momento che questo significasse un cadere di tutto, anche di tutte le ipotesi della trattativa, tutto il resto. Esaminando poi e leggendo quello che è la sentenza, quello che adesso si conosce, in effetti nella sentenza addirittura, da quello che ho letto, ripeto, non si nega il fatto che sia esistita la trattativa, ma che Mannino vi abbia partecipato, o almeno che siano. La sentenza dice, secondo il comma 2 dell'articolo 530 del codice penale, che viene pronunciata la sentenza di assoluzione quando manca, è insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato ha commesso il fatto che costituisce il reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile. Quindi, a parte diciamo quello che si riesce a capire fino ad adesso, è intanto importante che la sentenza dice che viene assolto per non aver commesso il fatto, non che il fatto non sussiste, perché il fatto non sussiste sarebbe stato adoperato un altro articolo, quindi implicitamente questa sentenza ammette l'esistenza della trattativa, quindi a questo punto la pletora di voci, il coro che immediatamente si è levato da chi per anni ha mantenuto una congiura del silenzio su questa trattativa e che adesso vuole utilizzare questa sentenza per attaccare quel silenzio che normalmente c'è su Di Matteo, si è tramutato in un coro di attacchi allo stesso Di Matteo che perseguiterebbe, andrebbe dietro a delle fantasie, mentre invece questa sentenza ammette che la trattativa ci sia stata, anche se poi dovranno bene leggersi le motivazioni, ma dice che non sono state raccolte prove sufficienti per essere sicuri della partecipazione di Mannino al reato stesso. Quindi ripeto, la prima impressione da cittadino comune è stato veramente un colpo al cuore. Io ritengo che mio fratello per questa trattativa sia stato ucciso, sia stata la vittima sacrificale che è stata utilizzata per poter portare avanti questa trattativa. Adesso bisognerà aspettare le motivazioni, ripeto, in ogni caso è vergognoso che tutti e purtroppo tanti organi di stampa, oltre che politici, oltre istituzioni, hanno cominciato, utilizzato questa sentenza per attaccare in tutte le maniere Di Matteo, il primo Mannino che... Senta, diciamo, purtroppo Berlusconi ha insegnato molto in questo paese. Quando i giudici assolvono, allora sono i migliori giudici del mondo. Quando invece ti condannano, ti indagano, invece sono da vanno dietro a teoremi, vanno dietro a fantasie. Salvatore Borsellino, volevo porle una questione. Quello che lei ci ha appena detto, ieri ad esempio ce lo ricordava proprio qui dai microfoni di Radio Popolare, un ex magistrato, Antonio Ingroia, che ha lavorato alla istruzione di quel processo sulla trattativa e secondo lui, diceva appunto, conseguenze inciderà poco. E Ingroia sottolineava proprio il fatto che il giudice che ha emesso la sentenza non ha detto che il fatto, la trattativa, non sussiste, ma ha detto soltanto che Mannino, diceva Ingroia ieri ai nostri microfoni, non lo ha commesso. O non sono state raccolte prove sufficienti. Esattamente. Le voglio sottoporre altre due opinioni che, per quello che può contare, io non farei rientrare in quel coro, come dire, gli esponenti di quel coro che ha imposto un po' il silenzio, anche su il dibattimento che è in corso da settimane a Palermo in Corte d'Assise proprio sulla trattativa. Le cito l'ex magistrato Giuseppe Di Lello, che ha fatto parte del pool antimafia, il pool antimafia degli anni Ottanta, quello che era guidato da Antonino Caponnetto, ha scritto questa mattina sul Manifesto, dice che quel processo, il processo Stato Mafia, dopo la sentenza di ieri, rischia di non essere più il processo principale perché, dice Di Lello, verrebbe a mancare il tassello fondamentale della ricostruzione accusatoria. Questo l'ex giudice Giuseppe Di Lello. Poi ancora un'altra opinione che volevo sottoporle è quella di un cronista come Attilio Bolzoni, che è un cronista di mafia da tanto tempo, da 30 anni, e oggi quella sentenza di ieri lui la spiega e la legge in questo modo: è stato un colpo mortale al processo che è in corso a Palermo sulla trattativa. Allora, dando per scontato che sia Di Lello che Bolzoni non li possiamo mettere in quel coro che diceva lei, come si spiega il fatto che comunque ci sono, diciamo così, quelle letture che portano
ad una considerazione diversa, che è quella di dire beh, quella sentenza di ieri però toglie un sostegno importante all'impianto accusatorio. Che cosa invece secondo lei lo rende ancora forte invece? Guardi, secondo me innanzitutto Di Lello ovviamente è un ex magistrato e quindi ha voce in capitolo e anche più di me, perché tecnicamente ha sicuramente più voce in capitolo, però Di Lello è stato da sempre contrario all'ipotesi della trattativa. Ovviamente è un'ipotesi della trattativa, anche se continuano a chiamarla presunta con un termine dispregiativo, da sempre è stato fatto così, adesso continueranno a farlo con maggiore forza. Però ripeto, quella di Lello posso capire, quella di Attilio Bozzoni guardi, non posso dirle altro. Io conosco Attilio Bozzoni, rispetto, lo ritengo un ottimo giornalista, probabilmente però anche i giornalisti hanno il primo impatto, come l'ho avuto io nel momento in cui ho sentito di questa sentenza. Ritengo che anche lui potrà parlare in maniera più approfondita e confermare o meno quella che è la sua opinione di ieri, dell'articolo di ieri, a seguito della lettura della sentenza. Io ritengo in ogni caso che sia un qualche cosa di anomalo la possibilità, come in questo caso risulta lampante, di processare un imputato per un'accusa, diciamo, che riguarda un processo, chiamiamolo il processo padre, il processo madre, con rito abbreviato, perché il rito abbreviato, diciamo, dà sia all'accusa che alla difesa della garanzia diretta, non permette di produrre di ulteriori prove in fase dibattimentale, come invece permette il processo padre. Infatti tante cose nuove sono venute fuori rispetto all'impianto originale del processo, la nuova indagine, che poi siamo stati acquisiti agli atti nel processo della trattativa, nel processo principale. Io sinceramente ritengo che ed è una speranza anche, non solo ritengo, che diciamo il processo sulla trattativa, visto che in ogni caso, anzi da questa sentenza, io vedo la parte positiva di questa sentenza, che non nega l'esistenza della trattativa, ma afferma l'esistenza della trattativa e assolve il Mannino perché non sono state raccolte le prove sufficienti per avvalorare una condanna. E questo già costituisce un precedente, visto che fino ad oggi l'esistenza della trattativa da tanti è stata negata. Il fatto che diciamo in una sentenza si afferma che il reato è esistito, però Mannino non vi ha partecipato, quindi il processo possa andare avanti in ogni caso e sia soltanto in minima parte scalfito dal fatto che la pedina principale non vi avrebbe partecipato. In ogni caso teniamo conto che non si tratta di una sentenza definitiva, che contro questa sentenza sicuramente verrà proposto appello da parte dei pubblici ministeri e quindi non fa giurisprudenza, certo. Tanto per capirci. C'è una cosa, Salvatore Borsellino, che forse ci spinge un passo più avanti. Adesso ci siamo mossi dentro la cornice, diciamo così, del processo, dell'interpretazione di quella sentenza della giudice palermitana, appunto, poi bisognerà leggere le motivazioni per capirne ancora meglio la portata. Un passo avanti lo possiamo fare, restando sempre, citando ancora una riga, no? di quanto ha scritto stamattina sempre Attilio Bolzoni, il cronista di mafia che dicevamo un attimo fa, per il quale appunto quella sentenza di ieri è un colpo mortale, dice lui, al processo sulla trattativa che è in corso a Palermo. Però Bolzoni stamattina chiude quel suo articolo su Repubblica dicendo la seguente frase, quasi a rafforzare, almeno per quello che capisco io, la tesi invece storica e politica della trattativa, quindi ci si muove fuori dall'ambito strettamente giudiziario. Perché questo? Bolzoni scrive: il cratere di Capaci è evidentemente troppo grande
per entrare in una piccola aula di giustizia. E chiude così il suo pezzo dopo che ha spiegato perché secondo lui quella sentenza di ieri è un colpo al processo per la trattativa. Come dire, io quello che capisco è ciò che è accaduto con le stragi allora è qualcosa appunto di troppo grande per riuscire ad entrare in un'aula di giustizia. E ho ciò da dire, aggiungo io, che coinvolge poteri e figure che sono difficilmente riconducibili e riportabili forse dentro un'aula di giustizia. Lei come lo interpreta? Adesso non è che dobbiamo fare quale esegesi di Bolzoni, però mi sembra un punto importante anche che segue le ragioni. Esistono sicuramente le verità storiche, esistono le verità giudiziarie. Le faccio un piccolo esempio. Sulla sparizione dell'agenda rossa, diciamo, c'è una sentenza che praticamente assolve il capitano Arcangelo dall'avere sottratto l'agenda di Paolo. In quella sentenza si dice addirittura che nella borsa di Paolo poteva non essere contenuto l'agenda. O addirittura che quell'agenda potesse non essere mai esistita, quello lo dice proprio nelle motivazioni della sentenza. Ora, questo non significa che nella borsa di Paolo non c'era l'agenda e che l'agenda non fosse esistita, anche per il fatto che proprio in quel processo sia la moglie di Paolo sia i figli di Paolo testimoniarono di avere visto Paolo mettere l'agenda in quella borsa prima di andare al suo appuntamento con la morte. Io quello che posso dire rispetto alla frase di Bolzoni è questo: io in effetti di una cosa ieri mi sono reso conto, che non basteranno gli anni che ancora mi restano da vivere a vedere la verità e la giustizia sulla strage di Viale Amelio. L'Italia è un paese in cui ha decenni di distanza sulle tante stragi di Stato che sono avvenute nel nostro paese, ancora non si è arrivata alla verità. E quindi penso che, ripeto, gli anni che mi restano da vivere non mi permetteranno di vederla, ma questo non significa che verità e giustizia alla fine non verranno fuori. Quindi io confido nella giustizia, continuo a confidare nella giustizia e sono sicuro che sia sulla strage di Capaci sia sulla strage di Ramelio, alla fine, se non una verità giudiziaria, almeno ci sarà una verità storica. C'è un altro aspetto sempre di lettura del significato della trattativa, il significato storico e politico in qualche modo, che ovviamente quella trattativa è una trattativa avvenuta, no, a cavallo della stagione delle stragi del 92 e del 93, e per molti lo hanno scritto, è stata un po' ed è l'espressione massima di un carattere però invece ricorrente anche ad altri livelli, che è quello dell'intreccio tra la mafia e la politica, di quelle commistioni che fanno sì, ad esempio cito il procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, che un pezzo della storia di questo paese sia la storia della criminalità del potere, dove il potere è il potere della mafia, delle organizzazioni criminali di stampo mafioso e della politica. Lei crede che da questo punto di vista, appunto, la sentenza di ieri sia quasi, possa da questo punto di vista quasi passare in molto più che in secondo piano rispetto a questo carattere, diciamo così, di un pezzo della storia di questo paese? Guardi, ripeto, quella sentenza, il fatto stesso che non neghi l'esistenza della trattativa, anzi la affermi, è particolarmente significativo. Comunque io voglio dire questo: nel nostro, dicevano Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, dicevano che la mafia e lo Stato sono due entità che insistono sullo stesso territorio e che si arrogano gli stessi diritti, cioè lo Stato li ha, la mafia se li arroga. E ci sono solo due possibilità: che o si combattano o si mettono d'accordo. Purtroppo nel nostro paese la verità è che non c'è stata mai una volontà corale da parte dello Stato di combattere la mafia, se ne vedono gli effetti. Questo cancro che è nato nelle regioni del sud, che poi si è espanso fino ad entrare in metastasi, comincia oggi un processo a Roma proprio su Mafia Capitale, e d'altra parte tutti gli episodi di corruzione che vengono fuori in ogni parte del nostro paese, è il sintomo di questa metastasi. Purtroppo, ripeto, il cancro esiste, c'è, visto che
non si sono mai veramente combattuto, perché lo Stato ha sempre delegato soltanto ad alcune istituzioni la lotta alla mafia, non è stata mai una lotta corale da parte di tutte le istituzioni dello Stato verso la mafia, e allora purtroppo questo è il risultato che è davanti a tutti nel nostro paese. Ci sono degli intrecci tra i poteri istituzionali, tra i poteri forti del paese, e ci sono degli intrecci con la criminalità organizzata che purtroppo penso che ci verranno anni per venire alla luce, ma alla fine la verità sarà davanti agli occhi di tutti. Salvatore Borsellino, ci avviamo alla conclusione della trasmissione, però volevo farle una domanda su un caso che è stato clamoroso per molti versi di questi ultimi mesi, la vicenda dell'ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, Silvana Saguto, indagata per corruzione in un'inchiesta della Procura di Caltanissetta proprio sulla gestione dei beni confiscati che dipendevano da lei. Ora, rispetto a quell'evento, poi ci sono state delle notizie attorno proprio all'ex presidente Saguto, frutto di intercettazioni, i suoi insulti di Saguto nei confronti dei figli di Paolo Borsellino, ma in generale da quella vicenda si è detto l'antimafia in Sicilia, a Palermo, ha un problema. Lei stesso poi, riferendosi immagino agli insulti intercettati in quelle conversazioni, diceva questa è l'espressione di un'antimafia di facciata usata per fare carriera. Guardi, io tralascio gli insulti perché non fanno altro che esprimere la bassezza morale della persona. Quello che è grave è che a questa persona possa essere stata affidata una cosa fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata, come quella che deriva dalla legge violatoria, che è proprio il sequestro e l'amministrazione dei beni confiscati. E quello che fa paura è il fatto che non riguardasse soltanto la Saguto, che riguardava anche un sistema di potere all'interno del tutto quello che ruota intorno a questa, che non è antimafia. Questa, l'antimafia è un'altra cosa, l'antimafia è di facciata, questo è un reato commesso da un magistrato, e quello che è grave è che questa situazione sia venuta fuori soltanto dopo parecchio tempo, che in questa situazione abbia potuto lavorare indisturbata per lungo tempo la stessa Saguto, e non era sicuramente da sola, era all'interno di un sistema di potere, e che io non la chiamo antimafia, io chiamo antimafia di facciata un'altra cosa, quella del direttore dell'aeroporto di Palermo che partecipava ai convegni antimafia, e quella di altri casi simili come quelle che riguardano Montante o altri. Cioè quella è l'antimafia di facciata. D'altra parte non scordiamo che è lo che diceva Paolo Borsellino, che i peggiori, i veri assassini, i veri complici morali, mandanti morali dell'assassino di suo fratello, di Giovanni Falcone, stavano anche dentro il Palazzo di Giustizia di Palermo, quindi non è qualche cosa di nuovo. Salvatore Borsellino, prego, concluda. Non, queste cose ci sia venuto del tempo per venire alla luce, perché ci vogliono delle complicità per fare quello che faceva la Saguto. Io la ringrazio molto, Salvatore Borsellino, per essere stato con noi. Grazie, lo ricordo, l'appuntamento della manifestazione organizzata dal Movimento delle Agende Rosse 14 novembre a Roma. Dove esattamente, mi aiuti a ricordarlo, che non ho l'appunto qui in sotto gli occhi? Piazza Santissimi Apostoli. A che ora? Ci sarà alle 10:30 del mattino. Non sarà una manifestazione di massa. Dopo questa manifestazione sicuramente ci saranno larga parte della stampa che dirà che eravamo in pochi, non importa, abbiamo tanta passione, e per quello in cui crediamo combatteremo fino alla fine. Grazie ancora e buona giornata, a presto. Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori. Arrivederci. Salvatore Borsellino.
siamo proprio in chiusura, un po' in ritardo, dobbiamo passare la linea adesso alla redazione per il giornale radio, ma vi voglio dare anche un altro appuntamento, questo che invece riguarda un po' più da vicino noi qui a Radio Popolare. L'appuntamento è con lunedì prossimo 9 novembre alle 21 nel nostro auditorium con la seconda lezione del ciclo di lezioni di antimafia organizzato insieme alla scuola Antonino Caponnetto. Lunedì 9 novembre alle 21 il tema della lezione sarà l'andrangheta, in particolare quella che è stata definita l'accumulazione privativa dell'andrangheta attraverso i sequestri di persona. A tenere la lezione è Mario Portanova, giornalista del Fatto Quotidiano. Grazie ancora a tutti. Ci vediamo lunedì allora in auditorium qua di Radio Popolare alle 21 e poi ci sentiamo in onda con Memos. Ancora una buona giornata a tutti dalle Ligurie.